Sì, tutto è filato perfettamente. La prima cosa che è andata bene è il tempo tenuto, ha minacciato temporale un paio di sere, però è andata bene, l'affluenza è stata tanta. Le novità che abbiamo presentato sono state un successo, a partire dal coro gospel che ha fatto l'apertura, che è stato veramente un successo, ad arrivare al gemellaggio che abbiamo fatto con Gorzano, con la Sagra del Fritto Misto. Sono venuti a trovarci, è arrivato il pullman, li abbiamo accolti, siamo stati in cucina, abbiamo parlato con loro, abbiamo avuto qua il presidente della Proloco di Gorzano fisso per 5 giorni, è stato bellissimo, una bella sagra. Ecco, cos'è che rende così speciale la Sagra della Patata di Montecristese? Non te lo so dire, probabilmente quella voglia di fare, di stare assieme e di fare qualcosa per il proprio paese, di fare qualcosa anche divertendosi, purché sia una faticata per tutti, per chi sta in cucina, per chi sta agli ordini, per chi lavora prima, per chi si dà da fare per avere le licenze, per la burocrazia, però comunque a fine festa si è tutti orgogliosi di aver fatto qualcosa e di essere riusciti a portare tanta gente a Montecristese. È stato un successo anche la visita guidata, perché Sagra della Patata, purtroppo, ahimè, dico, è in un campo sportivo, tante persone arrivano a Montecristese e non vedono il paese. Stiamo sviluppando anche questo. Da qualche anno l'associazione Antico Forno accoglie le persone all'interno del paese, nelle varie frazioni, spiegando, facendo vedere con delle guide, spiegando la storia un po' di Montecristese, e noi mettiamo a disposizione una navetta gratuita che da questo campo sportivo va nel nostro paese. Questa è un po', diciamo, stiamo pensando al 25esimo della Sagra, di sviluppare altre nuove idee. Quelle che abbiamo portato avanti quest'anno sono state un successo. L'anno prossimo, anche a livello di gastronomia, come avevamo già anticipato in conferenza stampa, sicuramente avremo la farina prodotta anche a Montecristese, in modo che potremmo presentare il gnocco ossolano con le patate di Montecristese, la farina di Montecristese e le uova da un'azienda di Trontano. Noi lo facciamo veramente con il cuore, per riuscire a dare a chi viene da noi quel qualcosina in più che si va a cercare.